ci hanno mandato l'oggetto definitivo per le nostre riparazioni elettroniche e non solo. La Vevor ci ha spedito oggi un oggetto che mi pregio di farvi vedere, a cominciare dall'unboxing. Questa splendida plastica con le bollicine, e adesso faremo così. Cartone, cartone doppia onda, quindi ottima qualità già nell'imballaggio. Cartone solido. Cosa sarà mai questo oggetto? Guardate questa magnifica busta di plastica, una vera e propria busta. Si può richiudere con le bollicine. Passeremo dei momenti fantastici con questa busta. Ma ecco qua. È proprio lei. La telecamera infrarossi, la thermal camera, un oggetto che ho sempre sognato di poter utilizzare in laboratorio per diagnosticare problemi di elettronica di vario tipo, a partire dal riscaldamento eccessivo delle schede e dei circuiti elettronici. Spugna evidentemente antistatica. Vediamo di cosa... Ah, che buon odore, la spugna. Ed eccola qua. Ma fatemi pulire le lenti di questa camera. Ecco fatto. Cartoncino con certificato di calibrazione. Altro cartoncino con certificato del prodotto, con ispezione che sembra timbrata veramente da un timbro, manuale istruzioni, con caratteristiche che vedremo, una deliziosa schedina da 16 giga della Kioxia, famosissima marca Kioxia, con un cavetto USB-C di cui immediatamente getteremo via lontano questa maledetta fascetta. E per finire la camera, che vedremo dopo, perché prima c'è questo strano pacchetto di plastica molto... un pezzetto di nastro adesivo, questa plastica molto soft e molto fancy che contiene evidentemente la borsa per portare la telecamera quando si esce con gli amici. Guardate che bella, sembra seta ma è ovviamente un materiale plastico e è come un guanto. Buongiorno, come stai? Io bene, e tu? Perfetto, questa la mettiamo qui. E questo oggetto pesante con una lente spaziale, molto solido, veramente solido. La finitura è gommata, quindi qua è gommato. Qui abbiamo un coperchio dove possiamo ficcare la schedina SD, cosa che faremo immediatamente. Guardate che bella schedina. Ovviamente l'ho già messa al contrario e l'ho ficcata. Ora c'è solo da sperare. Questo sembra a tenuta stagna. C'è solo da sperare che questa camera termica si accenda. Qui abbiamo la plastichina di protezione che per ora lasceremo. E ora vediamo se si accende. No, probabilmente va caricata. Teniamo premuto un po'. Ah no, bisogna tenere premuto un po'. Wow, attenzione. Attenzione. Il sistema si sta inizializzando. Oh oh, English, ok. Beh, regoliamo anche la data. Ecco fatto. Wow! Vediamo la scatola calda. La mano calda. Interessante, veramente interessante. Guardate il calore fuori dalla finestra. Fantastico. Bene. Spegniamo tenendo premuto, immagino, sì, esatto, si è spenta. Ed eccola qua in tutta la sua meraviglia. La termocamera Vevor, devo dire, è fatta veramente bene. Oddio, ci sono dei segni qui. Come mai ci sono questi segni? Potrebbe anche essere... usata magari per delle prove. In effetti me l'hanno mandata, quindi chissà che non sia un'apparecchiatura di test che loro mandano, però devo dire, anzi, è notevole. Adesso la mettiamo in carica, dopodiché vediamo se riusciamo a mostrarvi qualcosa con questa termocamera. Una carrellata di apparecchiature nel mio laboratorio. L'amplificatore, appena acceso, tiepido, lampadina LED Ikea, metti a fuoco telecamera del cazzo, alimentatore da banco che uso per caricare i telefoni tramite un caricabatterie che è questo, e poi cosa abbiamo? Il computer portatile, quale emette un certo calore, vediamo. Poi cosa abbiamo qua? Questa busta è calda, perché è calda? Va bene, c'è dentro come del cibo, 26 gradi, non è calda in realtà. E abbiamo riflessi, orologio LCD, qui abbiamo il mio sistema computer, questo è il router del wifi, poi qui abbiamo il thin client con la sua chiavetta radio SDR e Media Lab, il server chiuso, portatile, laptop e un pugno di altre cose. Lo switch è spento, quindi è freddo. Qui abbiamo il monitor che è spento, l'UPS che mi dà un po' di calore, alimentatori vari. Sì, il massimo sono 35 gradi, vediamo l'alimentatore cinese, praticamente freddo, 32 gradi, 31. Poi abbiamo qua lo scaffale con cose fredde. Ci sono delle cose che generano forse del calore inaspettato, perché io qua vedo 27 gradi le scatole di cartone. E 24 gradi il resto. Questi sono oggetti di metallo. Molto interessante la finestra. Qui si vede tutto il bancone, i server, una lampada, la zona dove c'è il mio computer, il treppiede e... beh, cos'è questa massa calda? Questa massa calda viene da fuori della mia borsa. Veramente bello. Veramente bello. Ci sono delle parti più fredde, ovviamente qua dietro dove c'è la zona grotta, è molto fredda, 21 gradi. Ottimo, ottimo. Ora ovviamente questo oggetto va provato, batteria piena, carica, va provato con circuiteria elettrica. Quindi vediamo se riesco a trovare qualcosa da accendere e vedere cosa succede. Io ho due borse, due buste della spesa di radio vecchie. Mi spiace dirvelo, ma tutte queste radio vecchie che ho verranno distrutte, smontate, recupererò i pezzi. Questa è una di esse. Perché, mi direte, perché tanto odio? Perché questo spreco? Perché sono radio che non mi va di riparare, sono radio che ho come doppioni, sono radio guaste in cattive condizioni, sono radio che non si vendono su eBay e siccome mi servono dei pezzi che sono comunque dentro queste radio, preferisco smontarle, recuperare quello che si può e buttare, perché la parola d'ordine in questo laboratorio è buttare, fare spazio. E sinceramente due buste di radio è un po' troppo. Vedete, qui e qui. Quindi buttare via, butterò via, smonterò queste radio in un prossimo video, ma intanto usiamo questa per fare qualche prova, che ora apriremo e sbrindelleremo. Come si apre una radio? Si prende un cacciavite automatico, pratica la violenza su tutte le viti possibili. Ora sicuramente una parte di me dirà... cavolo, ma questa radio è bella, funziona. Vediamo se si accende. Come vedete si accende. Ma non si sente nulla. Come mai? Forse per questo che non funziona. La lucina qua si accende, ma io non sento nulla di questa radio. Ha evidentemente dei problemi. Ok, dichiaro ufficialmente che questa radio è guasta, quindi ora noi apriremo un bel mobile color legno, però ed ecco, scoppiamo via le viti, questo è il vetrino e abbiamo una radio. Come potete vedere, una radio, ripeto, che non si accende. Adesso noi rificchiamo la spina e io non sento assolutamente niente. Qui c'è la sintonia, qui c'è il volume. Perché questa radio non funziona? C'è qualcosa che ci sfugge? Ci sfugge che probabilmente non funziona. Ci sfugge che probabilmente guasta. Diamogli un'occhiata con la termocamera. Quindi io clicco e posso salvare le immagini. Molto bene. Ora io qua... non ho particolari fonti di calore, vedo questi due transistor caldi, come vedete sono questi due, i finali, quindi questi scaldano, c'è un condensatore, questo, che sembra più caldo, i condensatori sono un po' caldi. Questa zona è veramente calda, questo è l'orologio, la parte orologio, non ce ne frega niente. Poi abbiamo il trasformatore, no, questa zona del circuito è il trasformatore. Qui c'è una resistenza calda, abbiamo questa resistenza che porta a questo trimmer e questa resistenza, come vedete, è più calda. Ed è sui 30 gradi, quindi insomma niente di particolare. Insomma, questo mi fa capire che comunque ci sono le tensioni e questi transistor scaldano un po', ma la radio è completamente muta. Allora, qua sarà sicuramente un troiaio tra condensatori eccetera. Qui invece abbiamo una gran bella radio che ho riparato in un video passato, la Philips B2120A, la quale ha ancora un problema, si sposta in frequenza, al cosiddetto drift. Quindi ora la apriamo giusto per vedere le valvole scaldarsi e mostrarvi quanto scaldano queste radio a valvole, perché le valvole scaldano, hanno questo filamento che diventa incandescente. Le valvole funzionano così. Vediamo se riesco a spiegarvi al volo come funziona la valvola. Allora, funziona con un principio molto semplice. Prendiamo un filamento come quello delle lampadine. Se noi accendiamo questo filamento con una tensione tipo positivo e negativo, mettiamo che la lampadina è da 6,3 volt, questa lampadina si accende e mi si illumina e io ho la luce eccetera. Ma se questo filamento diventa molto caldo, io ho una cosa che succede, è un effetto termoionico, per cui il filamento, che è di tungsteno fatto in un certo modo eccetera, comincia a emettere degli elettroni e abbiamo una nuvoletta di elettroni che gli sta attorno. Ok, sti cazzi, però non hanno dove andare, questi elettroni stanno lì e non fanno niente. Però se io qua gli metto una placca di metallo, gli elettroni abbiamo detto che sono negativi, lo sappiamo che sono negativi, ok? Se io qua gli metto una placca e gli do un positivo, questi elettroni vengono attirati verso questa placca, quindi ho un passaggio di elettroni. E quindi se io qua per esempio gli collego alla parte negativa un pezzo di circuito qualsiasi, un utilizzatore, una resistenza, quel cazzo che è, e chiudo il circuito, io ho un passaggio di corrente, cioè di elettroni che mi circolano e mi creano una circolazione di corrente. Quindi io emetto elettroni da qua e li sbatto qua, da questo catodo che è il mio, lo chiamiamo catodo, è il mio filamento, su questo anodo io ho una circolazione di elettroni. Se io inverto la polarità, qui metto un negativo e qua metto un positivo, io qua non ho effetto termoionico perché questa cosa è freddo, quindi non emette elettroni qui che possono essere mandati verso di qua, perché gli elettroni sono tutti qui, e quindi la corrente mi va solo in questo senso e mai al contrario. E quindi questo è praticamente un diodo, una valvolina che fa passare la corrente solo in un verso e non nell'altro. E questo è il diodo, la prima valvola che è stata realizzata era fatta così più o meno. Filamento, effetto termoionico, crea elettroni che vengono attratti verso l'anodo e puoi attaccare qua un circuito. Qui puoi dare tensioni molto alte, tipo 300 volt. Questi si usano proprio per attrarre elettroni. E questi 300 volt che vengono chiusi da qui e qui, qui è un negativo, non influenzano poi questo circuito, perché qua abbiamo 6,3 volt, stanno lì per i cazzi suoi. Le prime valvole erano fatte così, utilizzavano semplicemente il filamento. Poi cosa hanno pensato? Ok, io qua vicino al filamento non uso lui per emettere elettroni, ma uso un'altra placca, gliela metto proprio attaccata, ok? e quindi io qua non ho più il circuito collegato al filamento. Adesso devo cancellare tutto. Ma cosa faccio? Io utilizzo il filamento con i suoi 6,3 volt semplicemente per creare calore a bestia che mi va a scaldare questa placca, la quale lei genera gli elettroni che vengono emessi per effetto termoionico. Quindi qui abbiamo riscaldamento indiretto, adesso non mi ricordo come cazzo si chiama, comunque questo è il nostro catodo che posso collegare a un negativo di questo positivo e quindi ho tutto un altro circuito qua che mi chiude, abbiamo la corrente che mi gira indipendentemente da questo filamento eccetera, e quindi ho il catodo che viene riscaldato dal filamento. Ecco perché la valvola diventa calda, perché questa cosa scalda a bestia, bisogna scaldare questa placca fino a fargli emettere elettroni per effetto termoionico, perché altrimenti non funzionerebbe un cazzo. Questa rimane fredda, che è il nostro anodo, è così. E poi abbiamo la versione successiva. Come faccio a modulare questi elettroni e a filtrarli un attimino? Allora ci metto una cosa in mezzo, ci metto una specie di placca forata, chiamiamola così, che chiamerò griglia G, ok? E con questa griglia io posso fare una cosa, posso modulare quanti elettroni faccio passare da qui, perché abbiamo detto che gli elettroni sono negativi, sono tutti negativi, ok? E qua abbiamo un positivo, perché è qua il nostro positivo, i negativi vanno verso il positivo, ma se io a questa griglia applico una tensione negativa, gli elettroni che cercano di andare di qua mi rimbalzano indietro, perché si trovano lo stesso potenziale di questa griglia, no? E quindi ho bloccato il flusso di corrente, ma se questa tensione negativa la abbasso un pochino, la rendo un po' più positiva, magari qualcuno mi riesce a passare e se ne vanno verso l'anodo. Se la metto a zero, questa tensione di griglia, allora tutti gli elettroni possono passare, quindi ho la mia corrente che mi scorre di più. Non so se è chiaro, con questa griglia posso regolare quanti elettroni faccio passare dalla mia valvola, ok? Io qua ho 300 volt, io qua ho 6,3 volt, io con questa griglia posso dargli da 0 a meno 10 volt, non so, meno 10 volt, posso renderla proprio negativa, molto negativa, per evitare questo passaggio e filtrare quanti elettroni passano. E quindi io qua potrei anche modulare un segnale piccolino negativo sulla griglia e qua fare passare più o meno elettroni, ma qui abbiamo 300 volt, qui abbiamo un segnale amplificato a più o meno 300 volt, sto sparando dei numeri a cazzo, qui siamo da 0 a meno 10 e qui siamo da 0 a 300 volt. E quindi ho amplificato questo segnale e questo praticamente è una specie di transistor, si chiama triodo e vaffanculo. E insomma ho combinato sicuramente un casino, torniamo al video. Ora se ci riesco senza bestemmiare la accendo. Ok, accendo anche il pistolone Vevor. Già si vedono i filamenti, c'è un filamento qui, si vedono i filamenti qua, si vedono i filamenti accesi qua e qua dietro c'è anche una lampadina, che questa parte qua che si vede. E ora le valvole, come vedete, stanno diventando brillanti, siamo già a 39 gradi. Questo sta scaldando, ora man mano che si scalda dovremmo anche sentire l'audio, questa è già bella calda, 40 gradi, 38. Vedete le valvole che stanno scaldando. E io dovrei già sentire qualcosa come radio, no? Invece non sento un cazzo di niente, perché Ah no, devo premere i tasti. Ci sono dei tasti sul frontale per selezionare la banda. E andiamo su la banda FM. Ovviamente c'è musica, quindi non posso. Andiamo sulle onde medie, se ci riesco. Va bene, sulle onde medie ovviamente ho solo disturbi. Comunque potete osservare che la prima valvola, questa qui, viaggia sui, se ci andasse, ecco, io premo e faccio una misura, 93 gradi. Ovviamente voi non vedete un cazzo perché per prendere la misura devo, ecco, così. Questa è a 150 gradi, è veramente tanto. Quindi ora hotspot, questa è a 92, 88, 90. Questa è a 150, questa è a 56 gradi, questa qua siamo sui 38, no, 50, 55, quella dietro non so se ci arrivo ma siamo a 55 gradi pure lì, e per finire questa qui e siamo sui 90 gradi. Questa valvola misura 150 gradi? Anche di più se riuscissi a farvelo vedere senza riflessi. Ora, visto che questa valvola raggiunge i 160 gradi, vogliamo dare un'occhiata se questo è normale? Non riesco manco a toccarla. Sembra una L84. UL84. Quindi vediamo se per caso questa valvola deve scaldare così tanto. Eccola. A quanto pare viene usata per amplificare l'audio. È un pentodo. Ovviamente, come ricordavo, questa è una valvola che scalda tanto. Io ho trovato anche un forum dove una persona si dice preoccupata del fatto che scaldi veramente tanto, e però la risposta è: diventano veramente calde. E ora misuriamo la temperatura di questo orrendo cibo. Ah, che gioia! Ma ora la cosa più importante di tutte, cioè la rimozione della pellicola. Oh, mi è rimasto in mano il pirlo. E ora come cazzo la rimuovo la pellicola? Guardate che meraviglia. Ecco fatta la maledetta pellicola. Molto bene. Ora il manuale ci arriva con una simpatica scheda che riguarda il settaggio dell'emissività che si può settare dalla telecamera in base a quello che bisogna misurare. Ad esempio printed circuit board per le schede elettroniche 0,91. Ora è settato a 0,98 se non ricordo male, però insomma bisogna regolare questa emissività per la misura corretta. Legno, gomma, sabbia, suolo, acqua, neve, marmo, interessante. Bene, in definitiva un ottimo prodotto, direi. Secondo me qui siamo a livelli professionali perché è molto solido. Funziona molto bene, è semplice, la batteria dura un bel po' e Interessante la tabella qui per i vari materiali, le caratteristiche. Batteria da 5000 mAh, da 5 A, interessante. Non è touchscreen, va bene, ma non fa niente. E la nostra telecamera è la SC240N, quindi è il modello base, diciamo così. Image mode HID, imaging, interessante l'imaging, non è proprio thermal ma è HIT, chissà qual è la differenza, se la sapete scrivetemelo nei commenti. Battery life 9 ore, non male. IP54 waterproof, IP54 non mi ricordo che cos'è, se non mi sbaglio è protetta dagli schizzi, gli schizzi. Ok, io ho in mente di usarla per un bel po' di cose che riguardano il motore della Panda, quindi per usi meccanici, e le riparazioni di apparecchiature elettroniche, quindi schede elettroniche, vedere quali componenti riscaldano e così via. E questo sarà interessante, sarà oggetto di prossimi futuri video. Grazie, se vi interessa e se volete prenderla usate il link che c'è in descrizione, perché vi dà uno sconto e io ci guadagno forse qualcosina, con cui potrò prendermi probabilmente un paio di caffè.